Ben ritrovati con SDM News, il primo TG degli sport outdoor di montagna. Questa settimana cercheremo di fare il punto sul mondo gare per capire cosa ci aspetta, ma soprattutto vi proponiamo due interessanti iniziative per i giovani, il Rookie Team di Oka One One e il progetto Under 23 di Skyrunner World Series. Secondo le prime indiscrezioni, viste le diverse prese di posizione, non ultima quella del presidente del CONI Giovanni Malagò, a breve potremmo anche tornare sulle nostre amate montagne, potremmo, tenendo le debite distanze, fare il doppio nodo alle scarpette e macinare chilometri tra creste e sentieri, potremmo pestare le ultime chiazze di neve e riacquistare parte della libertà che ci avevano sottratto. Il tutto con tanto di mascherina al seguito, ma senza le fatidiche quattro spille con le quali ogni sacrosanta domenica eravamo soliti appuntare il nostro pettorale. Già perché la via verso la normalità per il mondo gare appare lunga e impervia. Da mesi oltre 200 organizzatori di eventi trail e sky si stanno confrontando e stanno provando a identificare una via comune da adottare, ma non è facile. Rinvio o annullamento immediato? This is the question. Una cosa è certa, la difficoltà della risposta in questo caso è inversamente proporzionale alla grandezza della manifestazione. Già perché in caso di eventi top la mancanza di atleti stranieri, le rigide restrizioni sanitarie che tutti si aspettano in caso di grandi assembramenti o i problemi di budget che la crisi economica si porta dietro semplificheranno non poco il compito degli organizzatori. La deadline, così viene chiamata la linea immaginaria degli annullamenti, è arrivata per il momento a fine luglio, ma la sensazione è che possa protrarsi molto oltre. Speriamo di sbagliarci, ma la fase 2 e le decisioni prese in merito dal governo serviranno in questo caso a fugare gli ultimi dubbi. Il bel progetto giovani, rifatto Oka One One, è pronto a ripartire con tante novità. La prima è il passaggio di testimone tra l'ideatore, Marco De Gasperi, e il nuovo responsabile, Franco Collet. La fase di selezione è cominciata con ottimi feedback e terminerà a metà maggio. L'iniziativa è rivolta ai runner tra i 18 e i 22 anni. Entro la fine del prossimo mese saranno sciolte le riserve e resi noti i nomi dei quattro fortunati, maschili o femminili, che entreranno a far parte del team 2020, affiancando i ragazzi già presenti nella passata stagione. Partecipazione a eventi mitici, team building, raduni, materiale tecnico di altissimo livello e non solo. Non perdete questa ghiotta occasione, per realizzare il vostro sogno basta un click. L'obiettivo 2020 del circuito Skyrunner World Series, la Coppa del Mondo delle corse a pendicelo, è provare a avvicinare nuovi talenti, facendoli crescere e permettendo loro di correre in grandissimi eventi al fianco di grandi personaggi. Per l'occasione è stato pensato un premio Youth of the Year, una sfida nella sfida volta a valorizzare i campioni di domani. Tale premio sarà assegnato ai migliori atleti maschili e femminili Under 23. Secondo le prime indiscrezioni, alcuni giovani da tenere d'occhio saranno il campione di ski alpa Andrea Prandi, il francese Théo Gauthier, la svedese Johanna Gelfgren e lo spagnolo Nico Molina, solo per citarne alcuni. Anche per questa settimana è davvero tutto, il nostro consiglio non cambia, voi state riguardati ma soprattutto sognate, osate e non mollate mai.